E bella a tutti ragazzi, sono Erco dello staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video porterò la recensione di Emmanuel Emenike, attaccante nigeriano della Aston Villa che inizio anno non era presente in foot, ma dato che si è trasferito all'West Ham a gennaio, pochi giorni fa ha ricevuto questa carta. Emenike, per chi gioca a foot da tanto tempo, sa bene che è stato sempre buggato, è stato sempre uno dei giocatori più forti del gioco. Adesso guardiamo le statistiche sulla carta, troviamo 86 velocità, 75 dribbling, 74 tiro, 26 difesa, 61 passaggio e 81 fisico. Vi dico subito che è un giocatore che mi è piaciuto davvero tanto, mi ha fatto davvero divertire molto per tutto il cosato in una squadra molto pazza. Guardiamo le statistiche in game, la velocità da 86 diventa 86 accelerazione, 86 velocità scatto, nulla da dire sulla velocità, ovviamente è un pro, davvero molto veloce. Passiamo adesso al dribbling, il 75 sulla carta diventa 72 agilità, 68 equilibrio, 74 riflessi, 75 controllo palla e 76 dribbling secco. Il dribbling non mi ha sorpreso più di tanto, infatti non l'ho inserito nei 3 pro ma nemmeno 3 contro, perché comunque riesce a dribblare qualche difensore. Passiamo adesso ai tiri, 74 sulla carta diventa 76 piazzamento, 71 finalizzazione, 84 potenza di tiro, 73 tiri dalla distanza, 73 tiri al volo e 66 calci di rigore. I tiri, anche se i valori non sono entusiasmanti, devo dire che mi hanno sorpreso davvero molto, infatti mi ha fatto davvero tanti gol e ovviamente li inserisco nei pro. Adesso i valori difensivi non ci interessano molto, ma ho citato il 70 di velocità di testa, ma come sapete io su questo gioco non riesco a giocare di testa, quindi non riesco ad analizzare per bene la precisione di testa. Passiamo adesso ai passaggi, il 61 sulla carta diventa 61 visione, 62 cross, 53 precisione su punizioni, 65 passaggi corti, 57 passaggi lunghi e 46 effetto. I passaggi non mi hanno entusiasmato più di tanto, ma non sono nemmeno tanto disastrosi, quindi non li inserisco nel 3 pro né 3 contro. Mentre invece questo 46 d'effetto è un valore molto bugiardo, perché comunque lui riesce a fare qualche gol tirando a giro. Passiamo adesso al fisico, l'81 sulla carta diventa 73 elevazione, 76 resistenza, 87 forza e 74 aggressività. Il fisico indubbiamente è un pro di questo giocatore, perché davvero è un armadio, non si sposta in nessun modo. E questo giocatore ha la combo di velocità e fisico che hanno in pochi, sarà davvero devastante. Infatti a parer mio lui è un po' un carro armato che corre. In più questo giocatore ha 4 serie debole, che sono anch'esse un pro di questo giocatore, perché è praticamente ambidestro, mentre invece le 3 stelle skill sono l'unico contro che ho trovato in lui. In più ha un work rate di alto basso, quindi ottimo per un attaccante. Emenike è un giocatore che davvero, come detto all'inizio video, mi è piaciuto molto, vi consiglio di provarlo, anche perché adesso quando usciranno i TOTS costerà davvero molto poco, ma vi assicuro che rende davvero tanto, perché è davvero una bestia. In più anche questo fascino, perché Emenike è sempre stato un po' l'idolo di tutti i giocatori di FIFA, già da FIFA 13, dai FIFA più vecchi. Adesso facciamo un riepilogo di pro e contro. 3 pro troviamo velocità, tiro, fisico e 4 stelle per i debole. 3 contro le 3 stelle skill. Il voto finale che io ho dato è stato 8. Come già detto, vi consiglio di provarlo perché è davvero molto divertente. Detto questo, questo video può finire qui. Vi invito a lasciare un like, a commentare scrivendomi cosa pensate di Emenike se l'avete provato. E da Erco per Ultimate Team, fedele è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella.